Ciao a tutte stelle, qui è X5Star che parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio di Fire Emblem Awakening. Ed è un bel po' che non registro. E beh, mi è venuto in mente, ehi, registriamolo. E beh, ho aperto per vedere un po' di cose. Il problema è che c'era il coso della base lì, lampeggiante, proprio che mi diceva premimi, premimi, premimi. E quindi l'ho premuto. Poi mi sono ricordato che devo registrare anche questa cosa. Allora, ho leggermente il raffreddore e non mi ricordo le voci, quindi abbiate pazienza. Allora, sotto c'è Libra che dice: Xinko, oggi gli dèi sono stati clementi, buona serata. Ehi, tu, perché non ti vedo mai all'accampamento dopo una battaglia? Gregor fa lavori strani, sì. Mercenario deve guadagnarsi pagnotta come chiunque. Ora giuro che se adesso mi fanno fare i cosi. Questo sì, mi piace. Hai appena incontrato l'amore della tua vita? E non eri così felice? L'amore della tua vita, Xinko, è proprio davanti a te. Perché come ho detto nello scorso episodio, non ricordo se l'ho detto, ma ho deciso di far raggiungere tra Cordelia e Xinko il livello di supporto S. No, pensavo solo a delle vecchie tattiche che potremmo utilizzare in battaglia. Xinko, non hai charm. Mi sento più agile del solito. Perfetto. Fortuna e resistenza. Scusa, la velocità e l'agilità. Va bene. Mondo è gran caos, sì, ma almeno noi avere sogni. Tu che sogni ha? Voglio allenarmi finché non diventerò dannatamente forte. Mamma mia. E voi due, bla bla bla. Che cosa ne diresti di combattere fianco a fianco in battaglia? Certo, ma cerchiamo di essere cauti. Un commerciante morto non fa affari. Ah, mi sono dimenticato che non devo muovermi con la sedia, altrimenti fa rumori e voi li sentite tipo questi rumori qui. Sostegno, almeno tra. Sì. Iniziamo col primo sostegno tra Xink e Cordelia. Ai, questo taglio fa male, ma ieri ho finito l'unguento. Non so come fare. Non hai finito l'unguento, ho rifornito la tua scorta di medicine stamattina. Davvero? Wow, grazie. Non ti sfugge mai niente, eh? Mi piace avere tutto sotto controllo. Se faccio l'inventario dell'equipaggiamento, so quando qualcuno deve fare il rifornimento. Stai dicendo che tieni sotto controllo le scorte di tutti noi? A mente? Sì, l'esercito sarebbe in gran caos se le pozioni provviste finissero contemporaneamente. Beh, sì, ha ragione. Dei, ora capisco perché gli altri dicono che sei un genio. Non chiamarmi così. Scusami, non volevo offenderti. No, lo so, perdonami. È solo che i miei superiori mi chiamavano così quando mi unii ai Cavalieri Pegaso. A volte è stato davvero difficile. Mi chiamavano Miss Genietto, mi provocavano e stuzzicavano di continuo. Oh. Ridevano di me, del mio aspetto e del modo in cui lanciavo il giavellotto. Il giavellotto lo lanci come tutte le altre unità, ma del tuo aspetto forse ridevo del fatto che Cordelia è una delle più piatte. Ah no, aspetta, Noi. Per tutti i numi, non credevo che i Cavalieri Pegaso potessero essere così cattivi. Quanto prima ti ho chiamato genio, voleva essere un complimento. Lo so, sono solo un po' sensibile all'argomento, tutto qui. Se ti va di parlarne, magari posso aiutarti. Beh, visto che ti sei offerto, che te ne pari di questo giavellotto? Non sono sicura sia ben bilanciato. Scusa, sono un po' dislessica certe volte. Fuck me. Veramente intendevo parlare di. Ah, come non detto. Cordelia, questo è l'inizio della fine. Che poi, wow, non me ne sono accorto, ma ho il supporto con Chrome. Wow. Wow. Comunque, dato che nello scorso episodio abbiamo fatto l'appendice, adesso noi.
Questo vendo su Zero Supreme la veste angelica. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Andiamo avanti. Capitolo 10. Alle acque morte. E ragazzi, questo capitolo. Ragazzi, questo capitolo, mamma mia. È un capitolo che a me piace molto. Vuoi iniziare? Sì. Capitolo 10. Ritirata. Già con la musica di sottofondo, ragazzi, mamma mia. Quanto adoro sto capitolo. Presto, dovremmo esserci dei carri ad aspettarci appena oltre la gola. Ah, comunque non ve l'ho detto, ne approfitto adesso che Chrome sta zitto. In questo video non vedrete il... come cavolo si chiama? La intro, per semplice fatto che Mist nello scorso episodio, cioè nello scorso video che ho fatto, mi ha consigliato di togliere la intro perché è troppo lunga, quindi faccio questo video di prova per vedere come viene senza intro. Se vedo che viene bene, ok, continuerò a fare video senza intro. Se vedo che viene così così, proverò a fare una intro che duri, dato che quella dura 12 secondi, proverò con una intro di 5 o meno secondi, ma credo che sia un po' impossibile per me. Ma tentar non nuoce. Chrome, per favore. Oh, arrivo. Dovrei cambiare la voce di Chrome. Mi sa che lo faccio. Avanti, ci siamo quasi. Dannazione. Ah, barbari. Plegioni, sapevo che non sarebbe stato facile. Faccio una cosa, sentirete probabilmente qualcosa cadere, semplicemente il mio telefono che viene lanciato dolcemente contro il letto, così da evitare che ci siano altre vibrazioni. Shit, ho beccato il volo. Ci sbarrano la strada, dobbiamo affrontarli. Ah no, mi aspettavo. Comunque anche qui sentite che... Aspetta, alzo un attimo il volume per farvi sentire. Di solito quando siamo nei preparativi c'è sempre una musica diversa. Allora, Anna in questo capitolo non ci servirà, che possiamo togliere. Gaius perché è piuttosto fragile. A sto punto preferisco prendermi Stall. E adesso devo fare la decisione tra... E tu sei anche un livello avanti. Quindi togliamo Riken adesso. E al posto di Riken mi prendo Libra. Faccio così velocemente. Gestisci, ripara tutto. Wow, giù. Ottimizza, ok. Ovviamente come al solito. Dai. Prendi. Poi tu prendi la tua fiammata. Infiammata anche io. E c'è qualche altra lancia che ho. O altra roba. No, bene. Salvo. Anzi, no. No, non salvo. Combatti. Perché non so perché, ma questo capitolo non è tanto facile, quindi... Aspettate, aspettate, no. Io ho bisogno di persone che si muovono tanto, è vero. 5. Sono tutti 5 di movimento qui. 2 maghi non mi servono. Mirel per questa lotta resta fuori. E lasciami prendere... Sumia. Però aspetta. Vedi mappa. Volevo vedere se, perché se ci sono tanti arcieri. Allora proprio no. Non vedo arcieri. Perfetto. Sumia, vieni a me. Inventario ottimizza. Adesso devo
dai. Prendi. Infiammata, chi la posso dare? Tarja. Tarja oggi fare finta di essere Miriel. Bene, combattiamo. Gli Sliani vi offrono una possibilità. Arrendetevi adesso e vi lascerò vivere. Mustafa. Che poi guardate. Osservate Basilio e osservate Mustafa. Sono dannatamente fratelli. Cioè, guardate, sono identici. Sono identici, tranne per la barba e i baffi. Sono identici. Arrenderci mi dispiace, ma non ho molta familiarità con questo concetto. Emmerin non avrebbe desiderato un altro spargimento di sangue. Non ti azzardare a pronunciare il suo nome. Capisco la tua rabbia, principe Chrome. Cosa? Comunque, non mi è sfuggito il significato del sacrificio finale di tua sorella. E allora scusa, se hai capito il significato, perché dobbiamo combattere? Molti plegiani che hanno ascoltato le ultime parole forse la pensano come me. Se abbassate le armi, giuro solennemente di proteggervi come meglio posso. What? Come possiamo credervi dopo le barbarie commesse dal vostro re? Beh, non ha tutti i torti, Frederick. Penso che la nostra unica possibilità sia impugnare le armi e combattere. Immaginavo che avreste reagito così. E sia, principe Chrome, cercherò di darvi una fine veloce e dignitosa. Vinci se sconvinci il comandante. Esatto. In questa partita noi dobbiamo semplicemente sconfiggere il comandante. E vi do un altro di nuovo. Vi lascio ascoltare un po' la musica. È bellissima. Aspettate proprio quando inizia la musica di battaglia. Ah già. In questo capitolo ci sono 4 furfanti. Che in pratica tengono degli strumenti. Ce ne sono uno. Cioè, uno è quello. Che sono degli strumenti che potete ottenere. Da lui potete ottenere l'oro. Da lui potete ottenere un attacco a Wyrm. Che è super efficace contro. È una spada super efficace contro Viverne e Draghi. Qui, da questo potete ottenere un altro sigillo supremo. E da questo qui potete ottenere una veste angelica. Io cercherò ovviamente di prenderli tutti, perché più strumenti ho meglio è, no? Allora, io direi subito di iniziare. Allora, lì c'è una spada, ti vengo ad attaccare con Libra. 16, 19, 20. Vai. Ascoltate. Mamma mia quanto adoro questa cosa. Ovviamente. Beh, 3 statistiche. Io preferisco sempre minimo 4. Cioè, un buon level up nella media, cioè per più o meno tutti credo che sia più o meno 3 statistiche su, ma per me un buon level up è un level up con 4 statistiche aumentate, punto. Allora, 14. E vai con 14. Che poi il doppiatore di Libra mi sa che è anche una donna, quindi proprio... Tarja, attacca da lontano. No, il Nosferatu non lo usiamo. Vai col tono d'elfo. You deserve worse. Nuovo livello. Ecco, questo è un buon level up. Anche se... Sì. È un buon level up. Magari qualcosa in più velocità. In abilità, magari. Giusto un pochettino. Allora. Poi dopo qua. Facciamo una manovra molto bastarda. Sì. Così sono sicuro di ottenere... Aspetta, però chi ci arriva lì? Tu ci arrivi. E se lo attacco da lontano, sono in grado di ucciderti. Quindi sì, faccio così. Attacco te da qui.
No! Xinko, questa non me la dovevi fare. Xinko, questa non me la dovevi fare.